una volta emessa, trasmessa o ricevuta una fattura elettronica, abbiamo completato il ciclo dell'ordine attivo o passivo, naturalmente col pagamento e quant'altro. Che cosa resta da fare? Resta da conservare quel documento, resta da conservare quel tracciato XML. Perché? Perché l'XML, la fattura elettronica, è un documento informatico. Il documento informatico, per essere valido, reso valido e punibile a terzi, dall'agenzia entrate, al nostro cliente, al nostro fornitore, è necessario che quel documento venga conservato elettronicamente. Qual è la differenza rispetto al documento cartaceo? Il documento cartaceo, noi abbiamo i termini del 357 del 94, il DPR 357 del 94, e ci dice che entro il terzo mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi dobbiamo procedere alla stampa e all'archiviazione dei documenti cartacei. La stessa tempistica ce l'abbiamo per la conservazione dei documenti. Anche lì noi abbiamo prodotto, in questo caso fattura elettronica, e dobbiamo entro il terzo mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi andare a conservare elettronicamente quei documenti. Bene, stiamo parlando di documenti elettronici a rilevanza fiscale. Esiste un decreto ministeriale apposito, che è il decreto ministeriale del 17 giugno 2014, che contiene le regole per formare, emettere, trasmettere, conservare, duplicare i documenti informatici a rilevanza fiscale. Bene, questo decreto, che ha sostituito un precedente decreto del 23 gennaio 2004, è un decreto che è modellato in tutto e per tutto, perché lo richiama integralmente, alle regole del CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale. Questo Codice dell'Amministrazione Digitale, che è contenuto nel decreto legislativo 82 del 2005, è un insieme di norme che, sebbene la rubrica delle disposizioni Codice Amministrazione Digitale sembra riferirsi solo all'amministrazione pubblica, in realtà, in base a delle modifiche che hanno fatto anche all'interno del testo normativo, contiene tutta una serie di norme che sono applicabili a tutti i rapporti, anche a quelli tra privati. E parliamo di regole sulla firma dei documenti, sulla produzione del documento informatico, sulla trasmissione dello stesso, sulle comunicazioni a mezzo PEC. Tutto quello che gira intorno alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, ma anche delle imprese, è contenuto come regole generali all'interno del CAD, Codice Amministrazione Digitale. E le norme fiscali, decreto ministeriale di economia e finanza del 17 giugno 2014, punta e richiama espressamente le norme del CAD e le regole attuative del CAD stesso. Quali sono quelle che ci interessano direttamente per le fatture elettroniche? Intanto le regole sulle firme elettroniche, le regole sul protocollo informatico, le regole sul documento informatico. Che cosa è un documento informatico? Come si forma e come si chiude per essere valido o opponibile a terzi? E sui sistemi di conservazione. È su questo che dobbiamo soffermarci, i sistemi di conservazione. C'è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del dicembre 2013, 3 dicembre 2013, che contiene le regole su come un sistema di conservazione deve appunto conservare i documenti informatici che vengono inviati all'interno del sistema stesso, compresi le fatture, compresi i tracciati XML, che ripeto sono dei documenti informatici. Come funziona il sistema di conservazione italiano? Il sistema di conservazione italiano, descritto nel DPCM del 3 dicembre 2013, è un sistema standard che riprende un ISO OIS, che è un sistema internazionale di conservazione, e che si compone dei cosiddetti oggetti del processo, dei pacchetti informativi. Che cosa sono i pacchetti informativi? Sono i contenitori che racchiudono uno o più documenti. Questi pacchetti informativi si sostanziano essenzialmente in tre pacchetti diversi: pacchetto di versamento, pacchetto di archiviazione e pacchetto di distribuzione. Che cos'è il pacchetto di versamento? È quello che produciamo, quindi tutti i nostri XML, per fare l'esempio delle fatture elettroniche, che andiamo a produrre con un determinato struttura e inviamo a un sistema di conservazione. Quello è il pacchetto di versamento. Quando il sistema di conservazione riceve il pacchetto di versamento, fa dei controlli di struttura. Se supera i controlli, quel pacchetto diventa archiviato e abbiamo conservato il documento. Se abbiamo bisogno di accedere a una determinata fattura, deve avere accesso a quelle informazioni un'agenzia entrate, una guardia di finanza o qualsiasi autorità di controllo, avremo una possibilità tramite il sistema di conservazione di cercare quei documenti di interesse. Come? Con i cosiddetti indici, i metadati. Che cosa sono gli indici metadati? Sono delle parole chiave, in sostanza, che individuano puntualmente, in maniera univoca e puntuale e precisa, il singolo documento di interesse. Voi immaginate che cosa vuol dire, ad esempio, un controllo incrociato su un contribuente, dove ad esempio l'agenzia entrate viene e ci chiede i documenti che abbiamo scambiato con il nostro fornitore per l'annualità 2018 o 2019.
Bene, inseriamo nelle nostre maschere di ricerca del sistema di conservazione la denominazione o la partita IVA del nostro fornitore, la modalità di riferimento. Con questi minimi metadati indici, il sistema di conservazione ci restituisce tutti quei documenti che sono stati indicizzati con quelle informazioni, ci crea un pacchetto di distribuzione che noi possiamo scaricare dal sistema di conservazione e mettere a disposizione del soggetto terzo che vuole avere un accesso a quelle informazioni. Questo è il sistema di conservazione, quindi versamento va in archiviazione, dall'archiviazione può diventare un pacchetto di distribuzione. Cosa richiede la norma fiscale in più rispetto a queste regole civilisticamente previste? Richiede che i documenti conservati a norma siano firmati digitalmente e marcati temporalmente. Che cos'è la marca temporale? È solamente una firma digitale apposta da una certification authority. La certification authority è il soggetto che ci ha rilasciato le firme digitali. Perché si vuole questo adempimento in più, la firma di un soggetto terzo? Perché naturalmente se io dovessi utilizzare la mia firma digitale, apporla a questo PC e cambiare a questo PC la data e l'ora di apposizione della firma, la firma digitale che viene apposta e che va a chiudere un documento informatico e quindi lo rende statico e immodificabile nel tempo, sarà la data e l'ora del mio PC. Quindi io potrei crearmi oggi dei documenti retrodatandoli perché cambio data e ora del PC, oppure modificare i documenti che avevo già presenti in archivio. Non si vuole questo naturalmente, e si richiede per norma fiscale che ci sia l'apposizione della firma digitale, cosiddetta marcatura temporale, di un soggetto terzo. Perché marcatura temporale? Perché la certification authority ha dei server che sono controllati dal sistema Agid, sono allineati al meridiano di Greenwich, quindi gli orari sono quelli, la data è quella, non c'è nessuna possibilità di modificare il momento in cui io ho creato o ho reso immodificabile quel documento informatico. Questa è la firma e la marcatura temporale che ci chiede la norma fiscale. Quando va apposta questa firma e marcatura temporale, quindi quando va chiuso il processo di conservazione dei documenti fiscali? Come dicevo all'inizio, così come per i documenti cartacei, gli stessi vanno conservati e quindi stampati e portati in archiviazione entro il terzo mese successivo alla presentazione di dichiarazione dei redditi, allo stesso modo la stessa regola vale per i documenti informatici. Questo vuol dire che tutte le fatture elettroniche del 2019, attive e passive, 1 gennaio 31 dicembre, la presentazione di dichiarazione avverrà a ottobre 2020, noi avremo 3 mesi da ottobre 2020, quindi gennaio 2021, per fare cosa? Per firmare e marcare temporalmente tutto il lotto delle fatture elettroniche attive e passive che sono riferite all'annualità 2019. In quel modo noi stiamo portando in conservazione tutto quel lotto documentale. Attenzione, queste regole valgono anche per i libri, i registri e le scritture contabili tenute informaticamente. Anche se noi produciamo i nostri libri, registri e scritture contabili in formato elettronico, dobbiamo poi portarli in conservazione elettronica. La stessa tempistica, le uniche differenze sono che uno, l'imposta di bollo, mentre per le fatture elettroniche il bollo, come abbiamo visto, lo paghiamo entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi gennaio, febbraio, marzo 2019 paghiamo il bollo dovuto su quelle fatture entro il 20 aprile del 2019, per libri, registri e scritture contabili tenute informaticamente e conservate elettronicamente andremo a pagare il bollo in maniera cumulativa entro il quarto mese successivo alla chiusura del periodo di riferimento. Quindi tutti i libri, registri e scritture che produciamo informaticamente nel 2019 potremmo conservarli a norma e versando il relativo, dovremmo versare l'imposta di bollo entro il 30 aprile del 2020, quindi il quarto mese successivo al periodo di imposta di riferimento.